fisiologia, psicologia, elettronica, fisica, informatica, matematica e meccanica. Indice. Una origine del termine. Due campi di utilizzo. 3 modellistica. 3.1 analisi cinematica. 3.2 analisi dinamica. 4 pianificazione del sistema. 5 controllo. 5.1 sensori. 5.1.1 Inkeldar. 5.1.2 distanza. 5.1.3 visione. 5.2 attuazione. 6 architettura software. 6.1 programmazione. 7 note. 8 bibliografia. 9 voci correlate. 10 altri progetti. 11 collegamenti esterni. Origini del termine modifica. Modifica wiki testo. La parola robotica proviene dal ceco robota, che ha il significato di lavoro pesante o lavoro forzato. Questo termine è stato introdotto dallo scrittore ceco Karel Hapek, nel 1920 nel suo racconto R.U.R., Rossum's Universal Robots, .1 Il termine inglese derivato robotics, secondo l'Oxford English Dictionary, compare per la prima volta in un racconto di fantascienza dello scrittore Isaac Asimov intitolato Bugiardo. L'IAR, 1941. Sempre ad Asimov si deve anche l'invenzione delle famose 3 leggi della robotica enunciate interamente nel racconto Circolo Vizioso, Ranarand, 1942, entrambi i racconti fanno parte dell'antologia Io, Robot. Campi di utilizzo modifica. Modifica wiki testo. La scienza robotica, proprio in virtù della sua natura interdisciplinare, trova applicazioni in molteplici contesti. Questo ha fatto sì che nascessero varie sottodiscipline tra le quali raramente esiste una netta linea di demarcazione. Arte robotica, riguarda robot utilizzati sia per creare nuove forme di espressione artistica, sia per imitare e riprodurre le forme artistiche già esistenti. Ne sono un esempio i robot progettati per dipingere o per suonare uno strumento musicale leggendo in tempo reale uno spartito. Domotica, ha come obiettivo l'automazione applicata all'ambiente domestico. Tra gli sviluppi a breve termine più interessanti ci sono le tecnologie di aiuto ai portatori di handicap mentali o fisici nella vita quotidiana in casa. Microrobotica, si occupa dello studio e della diffusione di piccoli robot a basso costo utilizzati per scopi educativi o ludici. Robotica biomedica, è un ramo della robotica molto vasto che comprende diversi tipi di robot, robot capaci di assistere il chirurgo durante le operazioni, radioterapia robotica, robot telecontrollati con tecnologie dette di telepresenza che permettono al chirurgo di operare a distanza. Rientrano nella categoria anche le sofisticate apparecchiature per analisi biologiche utilizzate nei laboratori. Robotica degli sciami. Robotica di intrattenimento. Si occupa delle tecnologie utilizzate nei parchi tematici, nei musei o negli effetti speciali cinematografici per intrattenere ed educare grandi quantità di pubblico. Un esempio di utilizzo sono gli audio-animatroni spesso utilizzati per riprodurre le fattezze di personaggi fantastici o di specie animali oggi estinte come i dinosauri. Robotica evoluzionistica, è una disciplina che, attraverso lo studio di algoritmi evolutivi, tenta di realizzare robot sempre più versatili in modo da rendere meno essenziale il supporto umano. Robotica industriale, si riferisce a macchine che sostituiscono l'uomo in operazioni ripetitive. Il campo industriale è sicuramente quello in cui i robot hanno trovato maggiore diffusione, il loro impiego nelle catene di montaggio ha permesso alle aziende di abbattere notevolmente i costi accelerando e migliorando la produzione. Fra i robot più utilizzati dall'industria vi è il braccio robotico o robot manipolatore, costruito a imitazione del braccio umano, ma spesso dotato di più gradi di libertà, è una macchina molto versatile che si presta a svariate mansioni tra cui verniciatura, saldatura o montaggio. Interessante notare come questo tipo di macchine sia spesso utilizzata per produrre altri robot simili rendendo le speculazioni fatte dalla fantascienza sulle macchine autoreplicanti un discorso molto più vicino alla nostra quotidianità. Robotica marina, si tratta di una branca in via di
espansione per le numerose applicazioni di tipo industriale, principalmente legate al settore petrolifero, oppure scientifico, archeologico e militare. Robotica militare si riferisce in genere a robot utilizzati a scopi ispettivi. Anche se la fantascienza è ricca di riferimenti a robot utilizzati in ambito militare, attualmente questi sono utilizzati più che altro con scopi di ricognizione e vigilanza. Un esempio di queste applicazioni è quello degli aerei guidi di equipaggio detti droni. Questo tipo di veicoli è sì controllato a distanza da personale apposito, ma in caso di emergenza può anche compiere diversi compiti in totale autonomia permettendo la ricognizione di teatri di guerra pesantemente difesi senza mettere a repentaglio vite umane. Altro esempio di robotica militare sono i robot artificieri che sono in grado, grazie al numeroso set di strumenti di cui sono muniti, di compiere analisi su un ordigno esplosivo ed eventualmente neutralizzarlo a distanza riducendo drasticamente i rischi per gli artificieri. Robotica sociale si propone di sviluppare tecnologie che rendano i robot sempre più capaci di interagire e comunicare con gli esseri umani in modo autonomo. Robotica spaziale è relativa alle applicazioni e all'impiego di robot fuori dall'atmosfera terrestre. Nonostante ciò, questo settore della robotica ha avuto ricadute e risultati utili anche in campi che esulano dalla ricerca spaziale. Esempi di questi robot sono le sonde esplorative impiegate in diverse missioni sui pianeti del Sistema Solare o il famoso braccio manipolatore dello Space Shuttle o quello di sembianze umane destinato all'ISS che verrà utilizzato in sostituzione degli astronauti nelle attività extraveicolari. Robotica umanoide si riferisce allo sviluppo e alla costruzione di robot con sembianze umane. Telerobotica. Competizioni robotiche comprende tutte quelle applicazioni ludiche in cui dei robot vengono sviluppati e utilizzati per effettuare competizioni di qualunque tipo, per esempio giocare a calcio o effettuare una corsa automobilistica. Robotica di controllo ed ispezione nel campo aeronautico per la verifica manutentiva degli aeromobili. Modellistica modifica l'architesto. La realizzazione di un qualsiasi compito da parte di un robot è subordinata all'esecuzione di un movimento specifico che necessita di essere pianificato. L'esecuzione corretta di tale movimento è affidata a un'unità di controllo che invia un insieme opportuno di comandi sulla base del tipo di moto desiderato. Un sistema robotico presenta una struttura meccanica articolata ed è fondamentale schematizzarne il comportamento mediante un modello matematico che individui i legami di causa-effetto tra gli organi costituenti. Analisi cinematica modifica wikitesto. L'analisi cinematica di un robot concerne la descrizione del suo moto prescindendo dalle considerazioni sulle forze e i momenti che lo provocano. Essa si divide in cinematica, si occupa del legame tra i parametri interni del robot, che nel caso di robot industriali sono variabili associate ai giunti, e la posa da esso assunta, cioè la sua posizione e il suo orientamento. Cinematica differenziale, definisce delle relazioni analoghe a quelle identificate dalla cinematica riferite alle velocità dei componenti del sistema. L'individuazione di tali legami consente di formulare il problema cinematico inverso che consiste nel ricavare i valori da attribuire ai parametri interni del robot per inseguire una determinata specifica di moto. Analisi dinamica modifica wikitesto. Modellare la dinamica di un robot è indispensabile per progettarne il sistema di controllo. Di fatto il moto di un sistema robotico è assicurato da un sistema di attuazione che ha il compito di fornire la potenza necessaria ai compiti da svolgere trasformandola da una forma all'altra in base alle esigenze. Anche qui occorre distinguere tra dinamica e dinamica inversa. La prima si occupa del calcolo delle accelerazioni dei componenti del robot in funzione delle forze di attuazione ed è utile in simulazione. La seconda ricerca metodi per determinare le forze di attuazione da dare per ottenere le accelerazioni desiderate. Pianificazione del sistema modifica wikitesto. Un problema cruciale risiede nella specifica dei movimenti da imporre al robot per svolgere i compiti ad esso affidati. Compito della pianificazione di traiettorie è quello di generare leggi orarie per le variabili caratteristiche del sistema, partendo da una descrizione in